Game 3 di questa giornata di EMEA Master e passiamo ad un altro duo che li abbiamo già visti in situazioni diverse. Questa volta si scontrano tra loro. Abbiamo Aliorbank contro BK Rogue. È una partita che anche qui, dopo l'eliminazione a questo punto effettiva dell'Aerobank, è una partita che devi vincere dall'altra parte, devi cercare di subito portartela a casa con ormai una squadra che è stata già eliminata. A questo punto proverà anche a divertirsi, però proverà anche a cercare di mettere in campo qualche pick molto particolare, vedremo se alla fine sarà così. Alla fine ban che comunque sono molto lineari da un lato e dall'altro di rispetto in confronto a quello che hanno giocato da un lato e dall'altro, appunto con il pick di Amumu, cose così. A questo punto, già andando a eliminare Sejuani, sappiamo quanto Mokai sia ancora open. A questo punto ci aspettiamo nel caso questo pick, anche se sappiamo quanto ci sia ancora a disposizione tantissimi support. Alla fine, senza Sejuani, Mokai diventa incredibilmente semplice andarla a prendere senza una risposta effettiva nel tier 0 di questi jungler in questo momento. Sto vedendo diversi ban per diverse corsie. Non c'è un vero e proprio ordine speculare, come magari siamo soliti vedere, prioritizzare da entrambi i lati solo la giungla, solo la bot lane o via dicendo. In questo caso vediamo un po' di pick sparsi, un po' target. In questo caso allo stesso modo si parte, quindi con dei pick che ti vuoi assicurare, anche se sono flex come questa Rel'Zari. Ok, ma alla fine, cosa che abbiamo visto molto spesso in queste giornate, Zeri che alla fine viene locata preferita da Xayah a questo punto. Qui va, essendo comunque campioni entrambi molto forti, va un pochettino anche al gusto del giocatore, in base a cosa vuoi minimo giocare. Se hai soprattutto la possibilità di mettere Zeri in una comp, sai che hai comunque un minimo di possibilità di metterla e tenerla al sicuro. Qui il pick di Thresh sarebbe stato bellissimo, sapendo appunto che c'è comunque diciamo un effettivo counter. Con la sua E poi va a bloccare gli ingaggi di Rell. Alla fine si preferisce Alistar, sempre un diciamo counter, ma che comunque funziona molto bene, sia in accoppiata con Mokai, con anche quei tanti danni a distanza che vuole andarti a mettere Jace. Quindi Trittico sicuramente molto forte, Thalia fa paura. Thalia fa molta paura nelle mani del mid laner della squadra francese. Chocolad ha una grande dimestichezza nel giocare questo tipo di campioni. Thalia l'ha proposta già altre volte durante questo Summer Split, ma di fatto Thalia in questo momento è un campione molto forte, non solo dopo il rework che ha subito nella scorsa stagione, ma si parla proprio di una pressione diversa quando si parla di corsia centrale. E consideriamo che in questo caso è Thalia contro Jayce, vai a rispondere al danno con danno. E secondo me nel caso di Thalia anche qualche utilità in più, ad esempio con il muro della tessitrice. Seconda fase di ban. Si va comunque tanto a incentrare la corsia inferiore, lato francese, per cercare proprio di andare a chiudere la lead bank. Dall'altra parte, insomma, verso i BK Rogue è giusto andare anche a priorizzare quella top lane, andare a eliminare già Renekton. Non sai qual è il campione, entrambi i top lane non sono stati selezionati, però c'è da dire che comunque già ti sei andato ad eliminare due campioni importanti in questo meta, molto aggressivi, che molte volte sono anche difficili da andare a gestire. C'è ancora Rumble a disposizione. Questa cosa mi fa paura, perché quando hai già Jayce, Alistar e Mokai, l'inserimento di Rumble è un qualcosa di enorme, devastante, e il fatto che si andrà a eliminare già Renekton e Aatrox può farci capire appunto che l'intenzione può essere proprio andare a prendere quel top laner, anche perché mancano dei danni magici. Di fatto ci sono tutte le premesse per poter andare di Rumble in questa corsia superiore per Matix. Vediamo che nel frattempo viene rivelata la Rell da giungla per i BK Rogue e invece niente Rumble, Tave. Avremo un game di Xante. Non mi piace la cosa, non mi piace la cosa. Qui avrei personalmente preferito Rumble perché guarda come si va a inserire con Jayce, con Mokai con dei danni forti alla distanza, forte combo. Non che sia A sbagliato questo anche punto, perché era un flex, però manca dell'AP. Manca dell'AP che AP devi Carry? mettere sì, ok, con Mokai. AP Carry Full puoi AD? mettere Syndra, No, vabbè, hai puoi mettere Mokai in questo Mokai, senso. sì, Metti comunque Mokai con il Mokai. first strike e di là, e per quella via puoi iniziare a buildare un po' di danno magico. A questo punto manca la top lane dei BK Rogue. Vediamo che cosa vanno a scegliere. C'è disponibile comunque Gnar, c'è disponibile appunto Rumble.
Gwen, Ma sì, Ione! ma perché no? Perché andare a prendere altra P quando comunque c'è a disposizione Ione che vuole essere subito aggressivo, subito online, vuole cercare appunto di andare a chiudere. Sappiamo anche qual è la sua build in questo periodo, quindi con l'Hiver Shroud molto particolare, ma che in ogni caso sta funzionando molto bene. Jinx ci sta in realtà contro Zeri, è molto funzionale, almeno è dello scaling, danni la distanza. Il problema qual è? È proprio il fatto dell'accoppiata con l'inserimento di Rumble. Sarebbe stato veramente tanto funzionale. Ho bisogno delle risposte su quel pick in top lane, devo indagare. Perché in questo caso Howling ha giocato appunto in LFL questa stagione, ma il pick di Yone top? Particolare, veramente in realtà Non sto particolare, sì. trovando informazioni al riguardo, o meglio, vuol dire che c'è qualcosa che ancora non ci è stato rivelato, comunque un pick per la top lane che diventa molto interessante. Occhi su quella contro Xante, che lo conosciamo già, ma abbiamo anche conosciuto i Nemea Master degli Yone mid, in quel caso, che hanno saputo dare del filo da torcere. Addirittura oserei dire che hanno quasi permesso di vincere l'intero game al proprio team. Verissimo. Infatti Yone che comunque assieme a Talia, assieme soprattutto a Rell e Rakan, hanno un'accoppiata, una potenzialità di teamfight enorme. Semplicemente pensando alle supreme, capite quanto c'è di potenziale con una a tutti gli effetti un nuovo combo che può uscire fuori. Il team francese qui ha bisogno di una performance importante. Senza mezzi fronzoli, ha bisogno di vincere questa partita per cercare di andare a alloccare il posto, che in ogni caso può essere appunto poi decisivo andare a vedere quale sarà, ma in ogni caso qui ha bisogno di vincere. Sarebbe buono insomma avere dal lato nostro lo sgambetto della Royal Bank contro i francesi. È uno scenario molto difficile. La draft c'è, questo è Sì. vero, piccole cose che potevano andare meglio. Però, dalla parte nostra, meglio sperare in questo scenario. Potrebbe essere che gli Ally Orbank decidano anche di tirare un po' fuori gli artigli e cercare magari di mettere i bastoni tra le ruote ai BK Rogue, che hanno tenuto testa per un po' di tempo agli SK Prime, ma dopodiché è letteralmente caduto il palco, è ha ceduto ogni tipo di infrastruttura nel piano dei Rogue, che, o meglio, dei BK Rogue, perché Rogue altrimenti diventa un po' nostalgica la situazione. E quindi non sono riusciti a tenergli testa, cosa che mi aspetto invece di vedere contro gli Ally Orbank. Sì, c'è bisogno proprio di un altro stile di gioco, proprio di un cambio di testa, perché è una partita, come detto, anche qui molto decisiva per loro. Royal Bank ormai non hanno più nulla da dimostrare, sono fuori, possono provare, possono mettersi anche nei propri comfort e cercare di giocare per il gusto, diciamo, di farlo e per andare a chiudere queste due partite, portandosi, perché no, a casa qualche vittoria, cercando di strappare, no, anche un piccolo regalo dalla parte nostra. Però alla fine, francesi che ovviamente sulla carta sono superiori anche questa partita, draft molto solida, tanto convincente, soprattutto quella Thalia, no? Non ho detto quanto Oh yes. Yone, Rell e Rakan vanno ad impostare un potenziale teamfight enorme. Il problema qual è? È che già con, anzi, il problema per i polacchi, l'inserimento di Thalia va ancora di più a bloccare i possibili reingaggi della propria squadra, perché va a bloccare Alistar, va a bloccare Xante, va a bloccare in teoria anche lo scatto di Jayce. C'è solo Jinx senza scatti che deve cercare di giocare dalla distanza, ma rimane molto difficile quando c'è un all-in che ti può andare a chiudere. Ha un gap closer importante la composizione francese, e ciò significa che Jinx non può giocare dalla distanza come vuole. Cosa che invece Zeri si può permettere di fare, si può permettere anche di riposizionarsi molto più facilmente. E dall'altro lato, selezionare Jinx. Ok, era stata bannata Xayah, Kai'Sa, Tristana, ma andando poi alla fine per un AD carry da danno fisico, c'erano ancora tante opzioni. Sono curiosa di vedere quindi questa Jinx per la bot lane degli Ally Orbank come performerà, perché il loro botlaner ci ha proposto almeno solo un game di questa tiratrice. E quindi c'è spazio ancora a tante ipotesi per vedere come se l'è preparata, cosa sta cercando di proporre, di preparare per questa partita.
Sì, ora l'opzione è quella dell'aggressività. Vediamo quanto ce ne sarà in early game in questa partita. Vediamo quanto il team francese riuscirà a prendere già spazio in early game. Se invece l'altra parte verranno comunque, ci saranno. Verranno eliminate questi tipi di opzioni, Sì. perché comunque c'è Xante che vuole cercare con i early game di fare tanto nel mid, ma c'è comunque una Jinx che vuole scalare. Quindi questo va un pochettino a dire: ok, noi vogliamo fare qualcosa, ma non più di tanto, perché vogliamo comunque aspettare Jinx progetti. Dall'altra parte, anche con la presa della Static, nel caso è un oggetto sicuramente meno costoso rispetto agli altri, ti permette di avere uno spike molto più veloce su Zeri. Questo Vero? significa comunque scalare prima, avere possibilità di prendere quegli spike prima degli avversari e ad arrivare nei momenti di teamfight, anche se non hai preso tanto vantaggio in early, ma comunque con tanta possibilità di fare molto bene, avendo semplicemente più risorse degli avversari. È anche per questo che secondo me la botlane Zeri Rakan va temuta, perché diventa un problema sia dal punto di vista dei controlli, sia dal punto di vista degli scudi, le cure, i danni che Zeri riesce a mettere. Si sta parlando sempre comunque di early game, quindi le cose possono tranquillamente andare a ribaltarsi e poi magari trovarci Jinx che riesce anche a dar fastidio e portare, andare a caccia e portare ca a casa i polli, potremmo dire. Ma vedremo, perché anche quella dei BK Rogue è una draft che voglio vedere. Trovare Yone in corsia superiore non è una cosa che succede tutti i giorni in competitive e Vero. voglio vedere come verrà gestita la sinergia. Sì, anche perché bisogna andare a vedere anche il matchup fra Xante e Yone come andrà, perché non è qualcosa che abbiamo visto molto spesso. C'è da dire che comunque Xante, ovvio, può in early game fare tanto, ma il fatto qual è? È che avendo tanti scatti anche Yone, o comunque tramite il terzo stack della Q ed anche l'altra abilità che permette di muoversi, riesci poi a poterti con la sua E in tranquillità poter schivare anche dell'abilità di Xant. Ciò significa avere un matchup che può darti favore. Vedremo dove il jungler andrà a puntare in questo spazio, perché è una rel jungla alla fine, quindi non l'abbiamo sottolineato, ma alla fine rel è jungla, quindi c'è stato questo flex. Vediamo dove andrà a puntare. Sappiamo quanto voglia comunque il 6 per cercare di essere comunque impattante, almeno in giungla. E soprattutto dovrà andare, sì, tanto in quella corsia superiore, appunto, per andare a chiudere Xante, mettere Yone in una situazione vantaggiosa. Ma c'è comunque, ci sono anche comunque le altre corsie che hanno bisogno di avere un supporto dal proprio jungler. Sì, si tratta di avere anche le informazioni necessarie per riuscire a muoversi all'interno della mappa, perché la top lane sarà molto curiosa e combattuta in questa partita. La terza della giornata, signore e signori, benvenuti nella landa degli evocatori. Andiamo a vedere come inizierà questa partita, soprattutto vedendo in primis i setup che mi sembrano all'incirca molto standard, con un Maokai che sì, non va di first strike, ma comunque sarà molto probabilmente un abbraccio demoniaco che comunque entrerà nel suo inventario. Andiamo a vedere più che altro lo starter dei jungler, perché ho detto quanta poteva essere importante la corsia superiore. Potrebbero però anche andare a puntare proprio verso quella botlane, avendo comunque sia Jinx che Zeri, che in ogni caso, parlavo prima della Static, ma c'è in ogni caso bisogno dei due oggetti per entrambi i tiratori. Iniziamo proprio da questa corsia inferiore. Si posizionano le due bot lane leggermente in avanti, quelle degli Allurbank, con Alistar Jinx. Come ti sembra questa bot lane? Botnik che allora in parte può essere aggressiva tramite Alistar. Il problema qual è? Che come detto hai bisogno dello scaling di Jinx. Ciò significa che semplicemente ok, puoi trovare degli ottimi scambi anche con concatenamento di controlli tramite le trappoline. È ovvio, bisogna andare a vedere questi primi livelli 2, perché sappiamo quanto Alistar non sia effettivamente un campione a livello 1, però se riesce a prendere prima degli avversari almeno il livello 2, riesce comunque ad avere un ingaggio molto importante. Ancora tranquilla la prima fase della partita. Mi aspetto di vedere Thalia molto mobile da quella corsia centrale. La voglio vedere top, la voglio vedere bot, con tante opportunità di mettere, no, il livello 6 e utilizzare quel muro della tessitrice, creare delle opportunità. Pricestalker in questa partita è molto più supportivo come playstyle, quindi non possiamo aspettarci che ogni corsia abbia la pappa pronta. Dovranno un po' conquistarsela, anche perché
Da questo lato invece, dal lato all'Airbank, non c'è più nessuno. Adesso torneranno, ma la draft è parecchio competitiva e soprattutto scala molto. Sì, e questo è un punto importantissimo, proprio lo scaling. Parlavo dell'aggressione proprio della giungla, vediamo già subito molto aggressiva Rell, sapendo di avere anche un vantaggio anche di vita rispetto all'avversario, priorità anche date, quindi cercare di andare lì poteva essere un'ottima opzione. Vediamo se a questo punto Rell potrebbe anche andare a aggredire la top lane, molto rischioso questo Ci è riprova. vero, però potrebbe andare a aggredire proprio AD in giungla. Gli sta proprio rubando i campi uno dopo l'altro, gli sta rubando l'esperienza. Adil sarà veramente furioso in questo modo. Ora vediamo degli scambi importanti anche in bot lane. C'è una Jinx che ovviamente soffre tanto, ma in realtà è più che altro la Khan che ovviamente nei primi livelli può scenare meglio rispetto a Alistar. Quindi questo matchup dei due support fa sicuramente la differenza. C'è Rell che si affaccia ancora in corsa inferiore, BK Rogue che hanno comunque continua priorità, ciò significa che permettono proprio il jungler di potersi muovere come vuole, senza problemi, e l'abbiamo visto anche prima. Tra l'altro ha rubato così tanti campi, da avere così tanto vantaggio, ora da avere 22 CS con altri 3 campi da fare, tutta la sua corsa inferiore. Regame ben impostato dai BK Rogue, anche gli Allurebank non scherzano, ma vedo un po' di visione in profondità dal lato della Germania, un po' di visione francese. Se riescono a giocare attorno a questa, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo sempre sottolineato l'importanza, questo potrà dare una grande mano ai propri alleati e poter magari leggere un po' più facilmente gli avversari. Poter mettere visione quindi diventa fondamentale, lo è sempre stato. Appena tolta invece quella da topside, ingaggiano i BR Rogue, anzi i BK Rogue in questo senso, ingaggiano proprio su Rakan, o meglio, cercano Alistar prima di tutto, e Rakan che prende l'iniziativa, Adil arriva un po' in ritardo. Troppo aggressivi qua Jinx e Alistar, alla fine riescono in ogni caso a salvarsi, ma quanto tempo perdono su questa corsa inferiore? Troppo spazio ora per questa Zeri. E questo può essere un problema perché già vediamo leggero vantaggio dato anche proprio da quella corsa inferiore, da come stanno giocando ora la bot lane, troppo rischiosi, ancora non è tornato in base Jinx, avrebbe bisogno di un back per almeno andare a chiudere la propria faretra solare. C'è comunque anche Adil Lido, potrebbe essere spottato proprio da quella pink, vediamo se comunque troverà un ingaggio. Trova la combo Alistar, purificazione, Zeri si riesce ad allontanare, utilizza però anche Flash, si sembra voler sacrificare il Rakan, ultimo autoattacco, doppio Flash, First Blood, Jinx. Va proprio su Jinx, quel tiratore che aveva bisogno proprio disperatamente di una mano con il push che ora arriva, kill presa, significa avere comunque tante risorse monetarie da poter utilizzare ora in base. Continua Rell nel frattempo a giocare anche cross map, cercare di trovare anche azioni che vanno a chiudere la giungla avversaria. Vediamo se riuscirà però a trovare dei gank a questo punto, no? Se riuscirà a vedere un minimo le corsie su cui ha comunque priorità, perché vediamo comunque Yone continua a essere sempre opprimente proprio su Xante. Vediamo quanto il matchup appunto Thalia into Jayce va appunto a suo favore. Vediamo però quanto riuscirà ancora a chiudere questa giungla. Sono addirittura raddoppiati i CS di differenza. Già, la proattività di Pride Stalker permette a lui e a Rell di ottenere esperienza extra. Addirittura va ad invadere per la seconda volta. Adil che purtroppo sta faticando a trovare la sua dimensione. Vediamo la prima Blasting Wand, confermato AP il danno per Maokai. Guardiamo adesso dove si posizionano. Arriverà il primo messaggero della landa tra pochi minuti, ma nel frattempo possiamo accedere già al primo drago. Ed ora il primo Drake che arriva, rimane ancora infernale, come negli ultimi game e anche nella giornata di ieri. Ci sono un po' entrambi i team che si vorrebbero affacciare verso quell'obiettivo. C'è comunque continua priorità, diciamo, dal lato di BK Road, e quindi mi aspetto che si muovano in modo coeso verso quella direzione. Tanta focus verso quella corsia C1,
centrale, come vediamo appena Manny può ingaggiare subito, Talia risponde sicuramente molto bene. Ancora i livelli 6 non sono arrivati per la corsa inferiore, vedremo se questa cosa impatterà proprio questo Drake che ancora non viene aggredito. Molto elegante Rakan in questa partita, che riesce a setappare l'ondata, a stare molto safe assieme a Trigger. Tuttavia sacrificarsi in quello scambio precedente ha dato una kill a Jinx. Errore da non ripetere per i BK Rogue se vogliono andare avanti. Devono rimanere così consistenti e di più. Vero. Devono ora non sbagliare, sapendo che questa partita rimane molto importante per loro per rimanere, per andare in avanti, cercare subito di andare a lockare il posto appena possibile, e va appunto va a chiudere anche molte speranze per i Desire. Noi dobbiamo andare a sperare proprio in realtà una vittoria della Hellbank, proprio per avere comunque i BK Rogue più vicino a noi, più vicino a noi a livello di classifica. Andiamo a vedere la situazione in top laner. El rischia tanto, ma comunque c'è anche il top laner e midlane che vanno a supportare. Situazioni 3v3 che potrebbe dare anche l'inizio di un fight. Alla fine vanno i team polacco ad aggredire, con i francesi che indietreggiano, sapendo che è comunque un'azione molto rischiosa. All'Urbank che non trovano praticamente disturbo, ci pensa Howlin a dar fastidio a Matrix, che lo costringe ad andare oltre il cespuglio, recollare un po' più tardi, e mentre questi BK Rogue riescono a farsi sfuggire anche questo messaggero, vediamo su cosa pivotano. Stanno preferendo il drago, e questa è una risposta assolutamente legittima. Vai per unità singole, vai per potenziamenti che restano, mentre gli Allurebank dovranno vedere dove piazzare quel messaggero. Utilizzano il Super Mega Razzo della Morte, vanno comunque a spottare questo scambio che avviene proprio in questo momento. Rimangono leggermente in vantaggio, no? Di poche unità, nemmeno 1000 gold, però alla fine siamo in una situazione di effettiva parità. Scambio anche gli obiettivi che c'è stato, quella First Blood che è stata ripareggiata sia a livello monetario, ed appunto parità che ora c'è, e vediamo quando ci sarà il momento in cui troveranno lo spazio per poter ingaggiare entrambi i team, probabilmente con la presa dei prossimi obiettivi. Non abbiamo un timer, ma in ogni caso dovrebbe essere comunque verso il prossimo Drake, il prossimo messaggio della Landa. Sono obiettivi che comunque dovranno essere contestati. Esatto, ci si avvicina alle prossime fasi della partita, dove gli obiettivi sono sempre più contesi. Arriva il secondo drago, sarà un drago? Non possiamo ancora dire, perché non ci viene mostrato, ma nel sicuramente un drago, e non una lucertola. Sicuramente forza. Un drago. Beh, ma di base i draghi sono disegnati attorno alle forme delle lucertole e dei dinosauri e dei coccodrilli. Allora sicuramente non è una formica, mettiamola così. Sicuramente. Quello non si può sbagliare. Alle banche che si trovano in bot lane, c'è un messaggio che non è andato a utilizzare, utilizzato proprio ora. C'è comunque la risposta di Rell, si trova lì per cercare di trovare un controingaggio. Potrebbe arrivare in questo momento. Evocato il messaggero dalla Landa, schietto elettrico, cerca anche Rell la giocata e sembra starci riuscendo, ma guarda come si girano i BK Rogue, vanno uno dopo l'altro a cercare i back fuori posizione. Chocolod riesce a prendere questa uccisione, ma guarda che male che fa Manny, arrivano i fulmini, arrivano i raggi, guarda la double kill di Chocolod. Talia sulle mani del midraner della squadra francese, fai devasti, l'abbiamo visto anche nell'altra partita. Ed ora si fa valere l'inserimento perfetto per andare proprio a bloccare l'ingaggio. Comunque che ha dato delle kill, sì, una kill, ma comunque è stato uno scambio a favore del team francese, che ora si trova molto in avanti rispetto a quello che era prima. I gold in entrata sono stati tanti, anche un'altra flaccatura, e comunque 5 sacri sigilli d'ossuro che sono nell'inventario di Talia. Questo è ottimo, perché comunque c'è una kill anche per Zeri, significa comunque il prima possibile andare a prendere la static, che arriverà ora. Un po' in ritardo, questo è vero, ma comunque è arrivata con MC Spada, quindi buono così. E inizia ad esserci priorità, pensando anche al fatto che Jinx ancora non ha chiuso, prendendo ovviamente le scarpe, non è andata a chiudere il suo Kraken Slayer. Di fatto dovrà aspettare ancora un po'. Primo oggetto però è molto importante per Jinx, perché
ha bisogno di riuscire ad averne almeno due o tre in inventario per impattare concretamente la partita. Priorizzando le scarpe, cosa comprensibile perché vuoi andare ad acquisire quella movement speed, quell'attack speed extra. Ma si sta rallentando così tanto, guarda la differenza con Zeri. È una differenza ora che si fa sentire importante anche di livelli, tra l'altro. C'è anche un livello di distanza che divide i due tiratori e continua la compagnia francese a mantenere questo vantaggio. Ora ci si stalla un pochettino, sicuramente in vista del messaggero della Landa, anche del prossimo Drake, con la static che ti permette di avere priorità. Sappiamo però quanto Jinx possa fare in corsia centrale Oh, invece. ingaggia, ma fallimentare questo momento. Lo shutdown che viene preso dagli Aliorbank fa malissimo a Checolad. E un'altra kill ancora per Manny, che sta giocando alla grande con l'inserimento di Adi, subito combo perfetta proprio sul mid lane dell'avversario. Vanno a prendere anche lo shutdown, vanno un minimo a ripareggiare i conti. A livello monetario proprio rimangono ancora 2000 gold, ma perlomeno comunque puoi dare la possibilità al tuo secondo carry, perché Jace comunque è un abilitatore importantissimo in Mokai, e dargli tante risorse anche con queste azioni fa sicuramente tanto per rimetterla in piedi e soprattutto tener testa agli avversari. Le placature hanno ancora pochi secondi per essere farmate. Vediamo se qualcuno dei due team riuscirà a collezionare qualcosa. Sembra di no. 8 secondi allo scadere appunto delle placature. Gold extra che, ciao ciao, è il momento di andare a cercare una torre da abbattere definitivamente per avere dei gold. E nel frattempo i K-Rogue si muovono in direzione del Drake, vanno comunque a mettere pressione ed anche danni cercando di difendere la propria visione. Questo comunque va a dare tanto spazio di manovra proprio per andare verso questo obiettivo e continuare a mantenere questo vantaggio che si sta quasi avvicinando verso i 3000 gold. Bisogna andare a rispettare Jace, c'è bisogno però di andare a rispettare comunque lo spec di Jinx, che col Kraken Slayer è appena arrivato. Alla fine dovrebbe essere un facile Drake per loro. Vedremo se però Adi vorrà cercare una risposta. Anche la presa della natura potrebbe fightare. Non facile, stai giocando 4v1-2, quindi devi essere ben consapevole di questo. Presa dalla natura, fatto, non ci credo. 3 su 3 ingaggiano con Rakan, la suprema utilizzata per danzare tra gli avversari. Adil viene ucciso da Zeri e continuano sul rel, orientati verso farne, verso un, non una, non due, ma verso la terza uccisione. Arriva anche la terza kill per Zeri e Trigger ringrazia. Era proprio quello che i VK Rogue volevano. Certo, c'è stato il trade sulla kill di Rakan, ma poco importa. È andata anche, fra l'altro, su Mokai, che dopo la prossima nemico sappiamo andrà comunque tank. Ed ora questa può essere l'azione che va a volgere, va a Serviva. dare tantissimo ai BK Rogue. Sono 4000 gold che comunque sono andati tanto su Zeri, che potremmo andare a chiudere già il secondo item. Navori già chiuso per lei. Quanto spazio hanno preso ora il team francese? Tantissimo, che ora possono continuarsi a muoversi verso altri obiettivi. Non vi ho parlato tanto della top lane, questo è vero, Vero. ma guarda quanti CS di differenza ci sono. Questo è importante, guarda quanta priorità continua a esserci. Quindi VK Rogue ora possono continuarsi a muovere più verso la corsia superiore, anche in vista di un messaggero Alanda che fa altro che proprio aggredire in questo momento, e gli avversari non possono fare nulla in risposta. Secondo messaggero della partita, dopo ci saranno degli obiettivi molto meglio abilitati per dei flip, ma in questo caso Aliorbank non vi si avvicinano, prioritizzano stare sulle corsie e cercare, no, di attenuare quella pressione di cui stavi parlando. Vediamo se ci riescono. Ed ora messaggio Alanda subito utilizzato, risposta però l'Arrow Bank che potrebbe però solo disingaggiare, non è di più. Messaggero che comunque va a dare la testata, tanta pressione messa anche in quella corsia centrale. Ed ora c'è sì Xante lì, ma anche Ci il prova fight schianto elettrico, va immortal. in, cerca Adile, trova la prima uccisione anche grazie a Rakan. Guarda come arriva la prima e la seconda su Rell e la double kill è presa tutta da Trigger. Continuano ad andare in, provano a trovare Matrix, ultimi HP, non lo trovano. La kill però viene collezionata da Manny che ora fa girare tutti i BK Rogue e dà la sesta a Wow, Trigger.
La sesta, 6-0. Abbiamo visto quanto Zeri Fiddata possa fare. La conosciamo molto bene. Sappiamo il momento Zeri. Cosa accade? Ci siamo un minimo dimenticati perché è scomparsa, questo è vero. Ma lo Zeri momento sta tornando. E questo un minimo lo era. Non è stato soddisfacente come Zeri momento. Ma quando vedi una Zeri 6-0-2, sai che quel momento arriverà prima o poi in un altro teamfight. Guarda quanti gold di vantaggio ormai ci sono fra le due squadre. Importante ora continuare ad avere questo ritmo di gioco. Partita che sta andando verso un'unica direzione. Early game che stava forse dando un minimo di spazio all'Error Bank, ma per quello che abbiamo visto ora, soprattutto in questo teamfight, non c'è storia. Perfezione per i BK Rogue, che hanno messo le risorse giuste nel posto giusto, continuando a giocare comunque anche in quella corsa superiore, perché non sembra, ma comunque c'è una taglia. Spacca scafo forse per Lione. Non sta mai giocando inside, cioè con i propri compagni. Ma poi importa, a questo punto gioca di side. Vanno in 4 su Matrix e riescono perfettamente ad annichilirlo. BK Rogue sono in forma, sono pronti a rimontare, a far dimenticare i sé della partita contro gli SK Prime. E adesso stanno organizzando l'intera mappa per quella che potrebbe essere l'ultima fase della partita. Sì, siamo addirittura all'arrivo ormai. Devastanti, non hanno potuto far nulla d'altra parte. Se non, ok, quelle di game in cui c'era un minimo quello spazio con quella kill su Jinx. Ma ormai è andato tutto via. Tutto quello che stavano provando a costruire non sono riusciti poi a farlo full time in game. Quanti gol di vantaggio? Messa di A 8000 con anche a disposizione la soul point per la squadra francese. Riesce a salvarsi Zeri e guardi il team fight ora però. Si fight di nuovo, cercano di nuovo Aldil, sempre in quel ingorgo, e Trigger prende la prima kill, continua con la seconda e Zeri non si accontenta, va per la tripla. Vediamo se spotta Manny e cercherà la quadra. E con anche questo Zeri momento non andiamo a definire niente. un'altra azione devastante con il BK Rogue che continua a mantenere vantaggio. 10.000 gold ormai consolidati, si possono muovere anche verso il Baron da subito. Non penso abbiano voglia di aspettare altro. Posso andare direttamente verso quell'obiettivo. Ione continua a pushare, 2000 gold di vantaggio senza avere nessuna minimazione creata in quella corsia superiore. Sì, provare super mega la zona morte, ma è troppo difficile cercare di andare a prendere questo obiettivo. Ed ora addirittura rischia. Ci prova lo stesso, ma mi sembra un po' una missione suicida voler andare così da soli. Manny da un'altra uccisione. 10-0 Zeri. Wow, è arrivata già a 3 oggetti, come se non... Sì, siamo a 20 minuti, no? È normale vedere 3 oggetti su un tiratore. 3 oggetti su un tiratore, sono molto forti tra l'altro questi oggetti. Sta iniziando il quarto con il mantello da critico, ma il barone adesso è detenuto dai BK Rogue, che dovranno gestirlo al meglio, considerato il fatto che c'è il nuovo Drago Up, un ennesimo Drago Chemtech, che potrebbe essere il soul point per il team francese, ma questo non li costringe necessariamente a prendere tutto questo spazio. In questo caso vediamo che si riposiziona Pridestalker, cercano di andare su Howling, che diventa l'elemento più problematico, addirittura Flash al Super Mega Drago della Morte, prova ad andare in, lo shutdown viene trovato da Jace e provano a continuare uno dopo l'altro. Cecolad allinea i suoi sassi e cerca Adil, cercano anche quell'Alistar che purtroppo non può sopravvivere, così fragile, così vulnerabile, e anche Jace ci saluta, è occhio per occhio ogni azione. Non c'è mai un momento in cui gli Iron Bank sono riusciti a prendere un'azione senza che dall'altra parte riuscissero a scambiare in qualche modo, che sia dalle kill, che sia su una macro, anzi obiettivi che non sono mai arrivati dalla parte loro. Ed ora con il Baron si può pushare in completa tranquillità. Siamo ormai a 22 minuti di gioco con comunque 6 torri già distrutte dalla loro. Capiamo quanto questo game stia andando in un'unica completa direzione. Non c'è storia.
Corsia inferiore, provano a fightare di nuovo. Vanno su Alistar, disintegrato da Pride Stalker, che toglie l'armor, toglie le resistenze. E adesso come si difendono gli Alior Bank? Non hanno nulla di fronte a sé se non Maokai, che purtroppo sta sciogliendosi molto facilmente. Prova ad andare in con Rakan, che trova l'ingresso, utilizza la Suprema, non prende nessuno, ma guarda adesso cosa riescono a fare. Era già morto quando la Suprema era iniziata, ma dai un'altra uccisione. 12-0, questa Zeri non conosce rivali, prova a trovare l'inserimento Maokai, ma sono 4v1 in questo modo. Non è stata una saggia scelta. 13 kill, ormai giocateli all'otto questi numeri, la tombola di Zeri è on. E ormai possono continuare a pushare, non c'è storia, non c'è stata per questi 23 minuti di partita in cui hanno continuato a devastare, hanno continuato a portare avanti un vantaggio enorme che non si è mai fermato. Non c'è stato mai un momento in questa partita in cui abbiamo detto ok, c'è la possibilità per il team polacco di poter far qualcosa, forse all'inizio, ma ripetiamo, non c'è veramente stata possibilità. Alla fine non abbiamo parlato, spaccascafo sì, confermata. Ione sta facendo semplicemente il lavoro di side, continua a pushare, chiude Xante e anche Manny, e ciò significa andare a chiudere la forte combo che hanno comunque l'avversario. A questo punto è stato così forte per prendere Xante? Manny contro Howling, ma è difficile adesso provare a rispondere. Rashmon in avanti, utilizza la Suprema, forse sprecata. Manny. Schianto elettrico e schianta anche Jace contro il muro. Presa dalla natura, allontanati gli Alior Bank, costretti ad andare in base. Utilizza il flash, disintegrato dalla 15ª kill, obliterata da Trigger. E continua con la tripla, potrebbe andare per la quadra. Vediamo se riesce ad andare in avanti a tal punto. Ci sta provando, la sta cercando in tutti i modi. Addirittura a costo di andare dentro quella Nexus, a costo di andare dentro quella base, a costo di aspettare che il laser disintegri questi BK Rogue che aprono la base, si avvicinano alla vittoria e il Nexus esplode. Partita gestita alla perfezione, non c'è stato un errore del team francese che abbiamo visto, erano molto pericolosi e vanno a confermare appunto ancora di più la sconfitta del team polacco, che avevamo già detto, era stato già confermato l'ultimo posto, questo è vero, però questo fa ancora più male per loro perché è stata un'altra partita in cui non hanno giocato per nulla, non sono riusciti a fare nulla, e questo è un gran peccato. Ora stavo anche vedendo un pochettino la situazione, mi pare che con questa vittoria, tramite quello che è successo, i Desire sono costretti per cercare di locare il posto con il 3-0 di oggi, non hanno nessun'altra possibilità, forse col 2-1, ma la vedo molto difficile. Dovrei comunque ora, durante la pausa, ci facciamo un paio di calcoli per vedere un minimo come la situazione, però bisogna vincere questa partita e questo è categorico. E quindi preparatevi qualcosa da mangiare, preparatevi un aperitivo perché ci sarà un gran spettacolo. Prossimo game giocano i Desire, giocano contro i primi in lizza per questo gruppo B. Ci prendiamo una pausa, Desire contro Escape.